Giulia Conti alla World Cup di Genova. Ciao Giulia, in veste, eccola qua, di coach della squadra americana, anzi di un FX americano che tra l'altro sta andando molto bene. Raccontaci le tue ragazze, raccontaci il lavoro che state facendo e le tue sensazioni del vedere il circus olimpico dall'altra parte della barricata. E ormai è già quasi un anno e mezzo che sto lavorando con loro, si chiamano Stephanie Robert e Maggie Shea e devo dire che stanno crescendo molto, specialmente ultimamente. Abbiamo appena finito, diciamo, le nostre due regate importanti di quest'anno, che erano la World Cup di Miami e la regata di Palma, che erano per noi selezione sia per i giochi panamericani, che tipo i giochi del Mediterraneo, però diciamo del continente americano, e per il test event di quest'anno. Abbiamo vinto la selezione, quindi diciamo che questa regata era molto, diciamo, di scarico, mettiamola così, contente comunque del risultato portato a casa a Palma, e quindi diciamo che qui stanno navigando un po' più sciolte e si vede, adesso sono quinte prima di entrare in medal race. Senti, il lavoro come l'hai impostato con questo equipaggio fin dall'inizio? Cosa c'è di Giulia Conti in questa storia a stelle e strisce? A pasta, scherzo, no, tante manovre, tante, tante, tante manovre per cercare di migliorare al meglio il boat handling, come lo chiamano loro. Quindi tante manovre strette, e abbiamo cercato anche di allenarci molto in posti dove le condizioni fossero non le tipiche di Miami, che è dove loro normalmente si allenavano, che insomma, sono un po' troppo facile. E quindi abbiamo passato l'inverno, diciamo, bazzicando un po' qua e là per il mondo. A dicembre siamo stati a Sydney, ad allenarci con le giapponesi, e a febbraio siamo state in Argentina, a Mar del Plata, ad allenarci con l'Argentina, dove abbiamo trovato condizioni molto maschie, mettiamole così, simili a quello che può essere in Oshima se fa l'onda un po' ignorante. E quindi sono molto contenta, diciamo, del lavoro fatto fino adesso, e comunque insomma, sta ripagando e si vedono i frutti, ecco. Dopo tanti anni di vita da atleta nella squadra italiana, quindi con le logiche della vela olimpica in Italia, com'è invece la vela olimpica in America? Diciamo che l'approccio proprio lavorativo è giorno e la notte. Per carità, io non ho mai fatto il tecnico in Italia, quindi non so esattamente quali, cioè, le reali differenze. Però ecco, sì, diciamo che è tutto un po' più. Sembra tutto un po' più professionale, tutto un po' più che vengono raccolti, non so, dati piuttosto che, non so, magari forse negli atleti magari manca un po' meno l'estro, c'è un po' meno estro italiano, no? Però c'è la dedizione e il metodo di lavoro, che forse è quella la grossa differenza che c'è, che noto. Tanti briefing, tanti debriefing, a differenza, diciamo, di quello che facevamo noi. Che però voglio dire, nel senso, per un italiano secondo me va bene il metodo di lavoro che avevamo prima. Con loro ovviamente bisogna adattarsi al loro metodo di lavoro, al loro modo di pensare, giustamente. Quindi anche la comunicazione con gli atlete è molto, molto diversa. Gli italiani siamo molto più passionali, magari a volte gridiamo anche, ma non è un modo di sgridare, piuttosto è proprio un modo di fare. Quindi con loro devo stare molto attenta a come uso le parole, ad usarle giustamente, anche il tono di voce. È molto diverso, però è bello. Cioè, Fatto anche culturale, evidentemente, è una differenza proprio culturale. assolutamente sì, è quello il succo. Senti, poi la novità da qualche mese è che ti ritrovi la tua storica prodiera Francesca Klapcic, avversaria tra molte virgolette, nella veste proprio di coach, perché Francesca adesso ha questo nuovo equipaggio di Erika Ratti e Claudia Rossi. Vi siete viste, vi siete parlate, cosa vi dite? Insomma, come sta vivendo anche Francesca il tutto? Ma lo vive bene, anche lei senza stress, come la sottoscritta.
E, no, diciamo che vabbè, bello rivederla e ristare insieme, ovviamente. Però la vedo bene come coach, si diverte, è un bel gruppo, anche Eric e Claudia comunque sono molto motivate, hanno fatto il debutto qua, quindi erano molto tese, ma nel modo giusto, cioè nella maniera, diciamo, positiva, ecco. Ultima domanda, in maniera molto serena, senza nessun tipo di giudizio, diciamo così, come vedi l'FX italiano, che insomma in questa stagione ci sono tanti ingressi nuovi, tante giovani, e quindi insomma il famoso dopo Conti Klapčić finalmente un po' è iniziato, abbiamo voltato veramente pagina forse una volta per tutte, insomma che ti sembra di questo, del livello generale, insomma? Ma è bello vedere così tante bandiere italiane nella flotta. Carlotta e Matilda stanno facendo un campionato pazzesco qui a Genova, adesso sono prima di entrare in medal race, quindi sono molto contenta perché hanno regatato veramente bene, sono veloci, condizioni proprio tipiche da mediterranei. E, che dire, cioè, non mi piace tanto quando ci viene detto il dopo Conti Klapčić, perché in realtà pare che, capito, noi siamo quelle stronze che non volevamo allenarci con gli altri, noi in realtà siamo sempre voluti allenare con tutti quanti, però cioè, fa piacere adesso vedere che ci siano così tante ragazze che insomma si avvicinano alla classe, perché alla fine è una classe divertente, il futuro si sa è sulle barche veloci, quindi che più chi più ne ha più ne metta,